E mentre noi andiamo a dare il benvenuto sul ghiaccio a Elisaveta Makarova e Larry Kenjadze, rappresentanti la Bulgaria, coppia che gareggia per il secondo anno insieme, voglio sentire proprio da Matteo e da Nicole, comunque le sensazioni sono positive, nel senso aver passato il turno è importantissimo. Certo, questo era il primo obiettivo, comunque stiamo parlando di una qualificazione olimpica, che diciamo ecco, che è l'obiettivo più importante di questa competizione, perché comunque abbiamo avuto modo di gareggiare più volte in campo internazionale e diciamo l'obiettivo di questa gara era appunto quello di passare lo short. Allora, andiamo a seguire insieme a voi proprio la coppia bulgara sulla musica di Tango Amore di Edwin Martin, una musica che loro amano molto. La coppia bulgara Elisaveta Makarova, Larry Kenjadze, anche per loro ci sono stati dei problemi sulla spirale. Lascio allora a Matteo Guarise e a Nicole Della Monica la spiegazione di cosa è successo. Sì, non è stata finita la rivoluzione, quindi non essendoci un giro completo, o altrimenti lui essendosi alzato un pochettino, adesso da qui non credo sono stato tanto in grado di vedere. La posizione di lei non fosse proprio giusta. Non sono riusciti ad avere il livello minimo per la spirale e quindi elemento non valido. Ecco, poi andremo a vedere proprio nel dettaglio, nei replay, che chiederò poi proprio a Nicole e a Matteo di farci notare. Per quanto riguarda il resto, hanno delle diciamo sbavature negli elementi presentati. Certo, io avendoli visti l'anno scorso e vedendoli quest'anno comunque li vedo migliorati e da un punto di vista comunque artistico, perché comunque sono una bella coppia. Questo è doppio twist. Doppio twist solo livello, sì, non ci sono solo molte livello 1. Questo è il triplo loop lanciato. Lei appoggia la mano e quindi probabilmente avrà preso un meno 2 nei GOI. Meno 1. Meno 1. In questo momento il lavoro del giudice è meno 1. Ok. Il sollevamento inizia con la rotazione a sinistra per poi cambiare di rotazione. Niente male, solamente un pochettino lento, lui un pochettino rigido sulle gambe, quindi qualche piccola sbavatura, direi. Ecco la spirale.
Ecco, vedi, la stanno facendo vedere proprio rallentata. Spiegaci, Nicole. Vediamo proprio che non finisce. Lui piega il braccio prima della fine di un giro. Ecco, appunto, la rotazione c'era, mi sono sbagliato, è proprio il braccio che viene piegato, quindi nel momento in cui il braccio si piega smettono di contare. Allora, vediamo, perché ovviamente lo ricordiamo, sono coppie anche in attesa di sapere se magari riescono a prendere il punteggio. No, loro per ora, vediamo, 35-44, sì. Allora, 35-44 era il punteggio di ultima coppia. Loro hanno 36-48, ma a questo punto entrano i tedeschi con 47-36. Mari Wartmann, Aaron Van Cleef, perché appunto avevano 47-36, per loro purtroppo c'è la penultima posizione, tra l'altro con un grande distacco dalla coppia tedesca, visto che hanno 36-48.